Ragazze e ragazzi, rieccoci qua su Ratchet & Clank Rift Apart. Siamo sulla nave ammiraglia del nostro imperatore di questa dimensione. E niente, abbiamo incontrato la controparte, insomma, del capitano Quark nell'episodio scorso, che è un po' arancione, rossiccia, arancione anziché verde, però mi sembra un po' più eroico del nostro, non so. Comunque, adesso dobbiamo recuperare una mappa, se non ricordo male. Ma io dove? Ah, ecco, cioè dove vado? Mi butto. Come sei arrivata qui? La vostra sicurezza fa pena. Nave ammiraglia! A rapporto! Vostra grandiosità! Perdonateci, ma purtroppo l'armata non morta ha rallentato i nostri progressi! Te l'avevo detto che l'abuso del dimensionatore avrebbe causato problemi! Oh? Problemi? Mai! È un semplice fronzolo per celebrare l'occasione! Un fronzolo? E altri? Sì. Siamo qui per la crociera panoramica. Non serve il biglietto, vero? Dobbiamo setacciare gli altri archivi. Immagina i tesori che potremmo trovare. Armi di inaudita potenza. Episodi perduti di Lens e Genis. Tottino. Lama. Ciò che ci serve. Il resto può bruciare. Sì, è più... Un momento. Significa che ha già la mappa oppure... Ratchet, vedi nulla con l'elmo di Quantum? Niente che sia... Aspetta. È utile. È qui per forza. Non fermiamoci, avanti. Beh, adesso siamo un po' impegnati. Attenzione, i proiettili rimbalzano. Ok. Hai sbagliato di grosso a salire su questa nave! Voglio solo prenderla in prestito per un giretto. Non mai! Per l'imperatore! Aspetta, solita tecnica che è abbastanza devastante, è diventata così, bombardiere, poi funganza, un po' di tutto. E no. Ma come scende la vita? Aspetta. Ok. Bombardiere. Finiti i colpi? Finiti i colpi. Dov'è? Ok. Finalmente ci incontriamo. Imperatore Nefarius. Ferma! Oh, sei tu? Speravo mi avresti trovato! Scusa, interrompere di colpo la meditazione. È uno shock. Che cosa ci fai qui? L'imperatore mi ha catturato dopo aver scoperto che ho nascosto la mappa dimensionale in un'anomalia. Quindi non l'ha ancora trovata? No, ma sta saltando da una dimensione all'altra come un pazzo. È solo questione di tempo prima che la trovi. Oh! Ratchet. Una notizia buona e una cattiva. La cattiva notizia è che l'imperatore non è qui. Quella buona è che Gary è con noi. Dice che la mappa è nascosta in un'anomalia. Nelle catacombe! Ma per scendere dovrete attivare le torri di scavo. L'unico modo è premere i blocchi nelle vicinanze. Attiva il macchinario. Adesso ci sono questi dinosauri. Oh. Cioè no, questi scheletri, sì. Quando il segnale di una torre passa da rosso a verde, è fatta. Un pulsante a pressione. Cioè? Sì? No.
sta attivando. Troviamone un altro. Ma sono tornati i nostri amici non morti. Quei suoni violenti mi danno i brividi. Torniamo alla nave. Forza, Gary. Oh, sì, buona idea. Ci vediamo alle catacombe. Aspetta. Opla. Ole. Oh, aspetta. Quando mi hanno preso. Ne ho 10.000 le calcagna. Vabbè, aiuto. Allora, facciamo così. Madonna. Sgarri ossuti, sì. Aspetta. Facciamo così. Se dobbiamo chiamare l'aiuto di tutti qua. Ok. Zarola. Anche là in alto. Ci vuole. Ok. Volano pure. Va bene, ma io ho perso il cavo qua, aspetta. Qui. Aha. Ah, eccolo. Anche questa è attivata. Fortuna che Nefarious non ha una mappa per trovare la mappa. Ne resta solo una. Non doveva essere la via d'uscita. Sembra la sala macchine inferiore. Questa nave ha una struttura bizzarra. Perché Nefarious non ha appeso un'insegna con scritto uscita? Aspetta, come prima ne ho un po' alle calcagna. Facciamo così. No, ho sbagliato. Vabbè, però anche questo andava bene. Ok. Aia. Porca vacca, in massa. Ah, eccolo lì. Ho finito i colpi. Ho finito i colpi. Dammene un po'. Ok. Posto. È fatta. Catacombe, arriviamo. Non avrei mai pensato di dirlo. Non hai fatto voto di non violenza, vero, Gary? Sfortunatamente. D'accordo. Ti difendiamo noi. Ora dobbiamo scendere, vero? Ma scusate. Aspetta. Ah, ecco perché non lo trovavo. Magari è sottoterra quel bolt. Vediamo. Va bene. Allora scendiamo nelle catacombe. Ok. Oh cavolo, la console della porta è stata infettata da un virus. Ma scommetto che Glitch può darci una mano. Un po' verde. Ah, Glitch. Siamo lieti che tu sia venuto a trovarci direttamente. Ah, è casa loro. Ti abbiamo riservato un caldo. Caldissimo benvenuto. Sì, ma ci riusciamo?
Non riesco ad avanzare, però mi fanno all'infinito qua. Aspetta. Aspetta. Oh. Attenzione, devo togliere i virus. Io continuo a sparare anche a caso. Ok, aspetta. Oh. Dov'è? Ah, lì. Dov'è che è qua? Attenzione. Qua sopra. Oh. Qua non ci arrivate, eh. Aspetta. Scudo di questo qua. Ah, ce l'ho qui. Ok. Quando il banco dimensionale ci ha dato la possibilità di diffonderci ovunque, non avremmo mai sperato che ci conducesse da qualcuno come te, Glitch. Come me? Sei stata tu a farci evolvere. Tutte quelle battaglie sono state straordinariamente istruttive. Vado, aspetta. Oh. Ma aspetta, troppi. Proviamo, eh. Quando il banco dimensionale ci ha dato la possibilità di diffonderci ovunque, non avremmo mai sperato che ci conducesse da qualcuno come te, Glitch. Di qua devo andare. Farci evolvere. Tutte quelle battaglie sono state straordinariamente istruttive. Però qui, cavolo, aspetta. Devo caricare l'impulso, puoi usarlo, passare. Ok. Vabbè, qua. Ok. Mancano tre. Aspetta. Eccolo là, eccolo là. Per andare là. Può andare su di qua? Non lo so. Mi gira la testa. No, qui sono sto tornando indietro, aspetta. Mi sa che devo andare di lì. Esatto. Aspetta. Ah no, qua non si va. Un po' di ecco, ecco. Trovato. Trovato uno. Ok. Un po' di vita. Aspetta. Veramente è confusione. Aspetta. Ma di qui non possiamo passare. Ah, eccolo qua, qua ce n'è. Sprecando munizioni sul suo scudo. Ma tanto ne ha infinite. Ok. E per andare lì mo? Per andare lì. Ah, da là. No.
ne ha due questo. Bastardo. Ok. Posto? No. Sono anche di là. Aspetta. Cavolo, qui ne ha messi tanti, eh. Aspetta, forse era di qua la strada. Dov'è che ero bloccato? Aspetta. Oh. Gira, gira. Qua. Ecco. Virus supremo. Non ti piaccio, forse? La tira pure quanto ti pare. Non sfrutterai alla cancellazione. Cerchi di darti coraggio. Non durerà lungo. Ok, un po' di vita. Oh, è la tua serata fortuna. Non è fortuna, è abilità. Sacco rigonfio di moccio spaziale. Sembra una bambina. No, no, mi hanno preso tutti. Cavolo, qua mi sa che è difficile. Aspetta. Allora, io continuo a sparare anche se non c'è niente. Cos'è? Non ti piace forse? Vado qua. Ok. Ah, me l'ha salvato, me l'ha salvato. Cerchi di darti coraggio. Non durerà lungo. Devo continuare a muovermi. Tu insisti più doloroso, sarà il tuo fallimento. Ok. Va bene, energia. Te l'avevo vista. No. Però vediamo se mi salva il fatto che ne ho ucciso uno. Sì, ok. Rimane in memoria, meno male. Aspetta. Ah, ok. Non sfrutterai alla cancellazione. Cerchi di darti coraggio. Non durerà. Ma non l'ho preso? Ma. Ok, l'ho preso. Ah, porca, vai, uno alla volta lo facciamo. Inizia da tutti i lati. Allora ripetono le cose, ma noi stiamo andando avanti in realtà. Aspetta. È il virus supremo. Non mi sparare. Non ti piace forse? La tira pure quanto ti pare. Non sfrutterai alla cancellazione. Cerchi di dare coraggio. Vado su. Non durerà. Un po' di vita. E devo andare di qua, presumo. Aspetta. E ok, via via tutti. Ma voi, ma dove sbucate? Ah, da fuori. Passiamo di qua, di prepotenza. È qua. No, qua devo usare il coso, sì. Ho capito, porca vacca. Sì, si vede che l'hanno fatto un po' difficile, più del normale. Allora, vado su di qua. Poi. Dov'è che era? Aspetta. Sai che sono tornato giù. Ah no, non era su, era qua. Ok. Un po' di. Ok, ho rotto qualcosa. Vai. Impulso. Adesso glielo do. Ok. Finché le dimensioni non verranno riparate, torneremo all'attacco. Non ti libererai mai di noi. Quanti. Ma allora. Ah, la vita ce l'ha lì in alto al 30%. Wow. Un passettino per volta.
Ecco. Ok. Vai. I problemi sono proprio questi qua. Ah, voi però qui non riuscite a... ad arrampicarvi, eh. Ecco. E va bene, allora scendiamo nelle catacombe. Ah, guarda. Sì, sì, ottimo. Eccolo qua. Vai. Ci mancano tre così. Ok. Torniamo a noi. Titanio. Wow, quella è l'anomalia? Lo è. Questo posto è enorme. Se riesci ad arrivare fin lì, potrei entrare e trovare la mappa. Gary, abbiamo sbagliato strada? Siamo in un tubo gigante che puzza come le chiappe di una bestia dentuta. L'acquedotto! Dovreste trovare una scia di melma che conduce alle catacombe. È un sottoprodotto di... No, non è importante. La melma. Ok. Bene, va bene. Ci stiamo avvicinando. Aspetta, volevo prendere questo. Ah, qua ce n'è un altro, va. Aspetta, ah, non c'è la mappa. Oh. Un po' di raritagno. Oh. Ok. Ok. Olè, Bolt. Perfetto. Come birilli. Sì. Oh. Oh. È fatta. Ehi, sono i monaci. Ah, questi sono qua, belli tranquilli, serafici. Punto non morto pure. Porca. Oh, porca. No. La forte, amico. Non devono avvicinarsi ai monaci. Farei di tutto. Aspetta. Non devo vedere mai più uno scherro assurdo per tutta la vita. Ok, nuovo livello. Livello 2, vai. Andiamo di... Aspetta. Ricorda di chiedere di... con pianta. Sì, sì. Ah, guanti del fatto non ne ho più. No. Ha distrutto il mio amore per gli strumenti a percussione. Ah sì. Madonna, mi ha travolto. Ma sono incastrato. Ok.
Ok, allora. Barriere. Funganza è finito. Scheletri? Non mi piacciono per niente. No, neanche a me. Non lasciamo che gli sgherri ossuti fermino i monaci! Rigatore non ce l'ho più. Parafulmine. Aia. Tipo duro, eh. Finito le munizioni anche di questo. Ora basta però. Eh sì. Ok. Vai. Che dobbiamo proteggere i monaci. Esatto. Ok, sono tornati non morti. La fenditura è chiusa. Grazie, viandanti. Proseguiamo verso l'anomalia. Dobbiamo andare. Statemi bene. Ratchet, Clank, siamo sul pianeta. Avete trovato la mappa? Cercherò di recuperare la mappa il prima possibile. Puoi farcela, Latina. Ci vediamo giù. Non abbiamo incrociato l'imperatore durante il tragitto. Deve essere già nel sottosuolo. Oh no! Quindi lo incontreremo. Ok. Non preoccuparti, Clank. Hai visto di peggio in passato. E ora stai parlando a te stesso come Ratchet quando è sotto stress. Oh mamma. Su, calmati. Affronta la situazione un passo per volta, come ha detto Gary. Ferma l'anomalia. Poi pensa alla mappa. Ok. Poi qua. Forse ci vuole una sfera pesante, non so. Questa. Una sfera, esatto. Di gravità concentrata. Incredibile. No. Aspetta. Così va giù. Ah, però lì c'è vento. Questa è. Perché l'anomalia mi rende così nervoso? Beh, perché le dimensioni stanno per collassare, spazzando via ogni forma di vita conosciuta. Sì, mi sembra una ragione valida per essere nervosi. Un'altra sfera pesante, ok, così passano. Però lì ci vuole anche una sfera elettrica. Ah, ecco, vedi. Capito, facciamo così. Ok, dammi qua. Aspetta. Ok, metto qui. E poi vai di sfera pesante, così mi portano su. Sono reali, ma sono grato alle mie possibilità per l'aiuto che mi danno nel comprendere le dimensioni. Vi ringrazio. Altri Clank. Allora, lì sfera elettrica. Posto. Ok.
passiamo al prossimo. Questa conoscenza. Sento di essere vicino a comprendere ogni cosa e a scoprire come salvare le dimensioni. Allora, prendiamo prima le sfere. Nascondere la mappa dimensionale in un'anomalia è stata un'idea molto ingegnosa. Ben fatto, Gary. Allora, questa era sfera levitante. A vedere. Ah, così mi portano su. Sì, aspetta. Dammi. Ok. Adesso vai là. Così prendo altre sfere. Veloce che mai. Sfera scatto. Sfera scatto. Oh, aspetta. Oh. A vedere qua. Ah, così. Andiamo. Sfondiamo. Ok, e... ah, qua serve quella levitante anche, mi sa. Aspetta. È l'ideale per dare peso alle cose. Sfera pesante. Sfera pesante. Ma lì. No. Devo portarlo giù sto coso. Qua serve. Una sfera levitante. Esatto. Più lo scatto. Aspetta. Vedere una cosa. E no, qua non c'è nessuna. Aspetta, questo. Questo fa girare, vero? Sì. Ma devo capire come. Oh madonna. Come prendere. C'è nulla. No, perché se no non c'è l'effetto levitante e sfera scatto. Andiamo. Vado. Vedi, va su. Però poi la sfera pesante la devo mettere. Andiamo lì. No, cambia niente. La dovrei mettere alla lama. Non era. Però. Aspetta. Vediamo un attimo, giusto per capire, se mi portano su un attimo,
Ah no, la lama. No, sì, vedi. Vedi. Ah, però si abbassa. Ah, qua serve, ok, la sfera. Oppure, aspetta. Se io per curiosità. Vediamo, metto sfera levitante. Beh, la devo alzare. Ok. Quindi me ne serve un'altra per fare il giochetto che ho fatto prima. Però... dammela, va. Ok, di qua o di qua? Ovviamente. Dovrei fare sfera levitante qui, ma come ho detto prima, a meno che facciamo una roba... No. Bisognerebbe abbassare questo, ma... Oh. Non ci arrivo io. Cavolo, qui aspetta, magari è semplice, però non mi viene in mente. Ok, vorrei tipo fargli fare anche un giro così, però non lo fa. Forse ho capito, aspetta, non avevo visto questo. Oh, madonna. Allora, guarda cosa facciamo. Facciamo così. Sfera scatolo mettiamo qua. Qua mettiamo sfera levitante. E li mettiamo così. Ecco, finalmente. Oh. No, però adesso volevo... aspetta, vado a prenderla. Oh. Se l'imperatore dovesse trovare la mappa dimensionale, sarebbe in grado di seminare il panico. Potrebbe adesso riuscire a conquistare ogni cosa. Adesso come prima. Scatto. E oddio. Levitante. Poi mi metto io. Però non arrivo fino alla lama, porca vacca. Sono troppo lontano. O se no, vediamo se... la superano? No, non la superano. E allora devo fare... quello che ho fatto prima. Cioè... sfera levitante qui. Io mi metto qua. Ah, da qui ci arrivo. Facciamo sfera levitante sulla lama. Ok, allora adesso posso riprendere questo qui. Sfera scatto. Ok. Così. E boh. Avanza una sfera pesante. Ah, ma non c'è. Eh no. A meno che... sfera. Eh no, quello è giusto per forza. Ah,
Ah, devo fare magari il contrario. Aspetta, sfera. Aspetta, devo avvicinarmi così, no? Faccio sfera pesante lì e sfera levitante qui. Vediamo. Ecco, esatto. Questo è stato più difficilotto. Grazie al cielo. Ok. Magari deve essere questo l'enigma finale. Mi sento già solleticare dalla conoscenza. Magari questo è ancora più difficile. Adesso vediamo. Oh, che potenza! Sfera elettrica. No. Oh. In momenti simili, Ratchet farebbe un bel respiro. Devo tenere a mente che ho fatto molta strada e, statisticamente parlando, le mie probabilità di successo non sono cambiate. Questa è levitante. No. È troppo rapida la salita, aspetta. Fa vedere. C'è un tu, c'è un boh. Quella sfera pesante. Per andare là in alto. Forse sfera levitante, vediamo. No, però direi di no. Questo si deve abbassare, sì, ma si abbassa solo da qui. Vediamo. No. Così. E qua si va così. E viene. Ah, e viene qua. Ok. E io posso andare a prenderlo. Da quando mi trovo in questa dimensione non ho sbagliato nulla. Insomma. E non intendo iniziare ora. Questa anomalia non mi fermerà. Sfera pesante. Ah no, aspetta, così vado su. Ok, poi qua usiamo sfera, no, sfera elettrica. Posso farcela, io ce la farò. Ok, adesso abbiamo la sfera scatto. Scusa, come obbligo? Ah, qui ce ne sono. Aspetta, ce ne sono due. Sfera scatto. Vediamo. Ok. Lì ci vuole la sfera elettrica. Ah no, perché va dritto. Ma scusa, non c'è il vento che lo fa curvare. Forse lo fa curvare dopo. Beh, fammi provare a me.
Oh. Ok. Io vado di qua. Dobbiamo fermare l'imperatore a ogni costo. Ah, questa ecco. Volta non riuscirà a coglierci di sorpresa. Sfera levitante. Oh, e però ce ne sono due. Allora forse sfera pesante. Così andiamo dritti, esatto. E lì metto quella levitante. E poi lì metto quella elettrica. Ecco. Questo è stato più semplice. Vabbè. Io so come fermare il cataclisma. Parte l'inizio. So come fermare il cataclisma. E stiamo per mettere le mani sulla mappa dimensionale. Oh, finalmente il vento è cambiato. Ha avuto l'illuminazione. Io l'ho preso. Urrà! Ora consegnamelo, lancerò la testa del tuo amico su Torren 4. Tranquilli! Potrete vedere la mia vittoria in diretta TV dal carcere di Zordum. Andiamo, Kit. Dobbiamo... Scappa. Scappare. È l'ultima occasione per fermarlo. Perdonami. No. Tu. Sei stata tu! Ah! E tu? Che cosa ci fai qui? Adesso è tutto nelle sue mani. Ehi, Zordum. Sono tornata. Speriamo non ci siano guardie in giro. Zordum. Il processario dovrebbe trovarsi più avanti. Spero siate ancora lì, ragazzi. Quindi, però abbiamo, sì, noi abbiamo i razzi. Un nuovo pianeta, quindi. Ah, Bolt d'oro, benissimo, Infobot, forse sono gli ultimi. Tre ce ne mancavano. Ah, a parte, sì, a parte quelli dell'arena, è vero.